Buonasera a tutti. Iniziamo questo incontro. Stasera c'è con noi Don Nicola. È un incontro soprattutto per dialogare un po' sulla liturgia, e questo percorso prevede anche appunto degli incontri di tipo liturgico. Già ne abbiamo avuti un paio, questo è il terzo incontro, e abbiamo chiesto a Don Nicola questa sera di parlarci della cura e della bellezza delle celebrazioni liturgiche. La scorsa volta Don Gino ci parlava dei sacramenti della cura e della guarigione, quindi la penitenza, la confessione e l'unzione degli infermi. E se è vero, appunto, come è vero che i sacramenti ci guariscono, ci curano, i sacramenti devono anche essere ben celebrati perché possano risultare pienamente efficaci e fruttuosi per la nostra vita. Ecco, siccome in questo percorso ci stiamo proprio occupando questa tematica della cura, della salvaguardia del creato, allora davvero la liturgia entra a pieno titolo in questo aspetto, in questo discorso. La liturgia ci aiuta attraverso gli elementi del creato a ricevere la guarigione, la cura che il Signore stesso ci ha offerto, ci vuole offrire continuamente nella Chiesa. Ecco, Don Nicola recentemente ha pubblicato anche proprio un libricino, L'arte del celebrare, che non è rivolto soltanto ai sacerdoti e ai diaconi che presiedono la liturgia, perché è davvero rivolto a tutti i fedeli, coloro che vogliono approfondire la cura della celebrazione liturgica. E alla celebrazione liturgica siamo tutti protagonisti, siamo tutti partecipi, siamo tutti soggetti attivi. Ecco, non c'è chi assiste e chi presiede soltanto, siamo tutti coinvolti in un ruolo attivo. Ecco, a Don Nicola allora chiediamo di aiutarci ad entrare, ecco, più nel vivo di questo discorso, di come valorizzare proprio le celebrazioni liturgiche affinché, ecco, ne possiamo trarre il maggiore beneficio e affinché le celebrazioni siano anche momento e motivo di annuncio del Vangelo, della bellezza del Vangelo. Ecco, attraverso i sacramenti davvero l'efficacia della grazia di Dio ci raggiunge e ci trasporta. Grazie Don Nicola. Grazie a voi. Grazie. Prendendo spunto dal titolo che mi è stato affidato da Emanuele, questo titolo da svolgere questa sera, Bellezza e cura delle celebrazioni liturgiche, voglio iniziare ponendovi e ponendoci delle domande. Quante liturgie cui capita di partecipare soffrono di una evidente mancanza di bellezza? Non poche, probabilmente.
approssimatività nello svolgimento del rito, mancanza di gusto negli arredi liturgici, scarsa attenzione alla cura della musica e dei canti. Ecco, sono solo alcuni tra gli esempi più eclatanti, chiamiamoli, della povertà di senso estetico che spesso affligge, ahimè, il rito cristiano così come effettivamente viene celebrato. Ma al tempo stesso, quanti ritorni nostalgici alla liturgia preconciliare solo perché esteticamente più avvincenti, più attraenti. Chiamo anche quanti turisti liturgici che vanno in cerca di una celebrazione che si configura e si configuri a loro gusto personale, la mia liturgia. Ecco, un'autentica comprensione del valore, della bellezza nella liturgia, tuttavia, ci porta a superare questa falsa alternativa, per così dire, tra la sciatteria liturgica e l'estetismo liturgico. Allora parto con le domande. Le nostre celebrazioni sono esperienze di bellezza? Quale volto di Chiesa si manifesta, secondo la vostra esperienza, nelle celebrazioni concrete che si vivono nelle nostre comunità? Quali sono i punti deboli delle nostre celebrazioni? Quali ministeri sono emersi in questi ultimi anni e quali invece sono rimasti marginali e irrilevanti? Come vedete il ruolo della proclamazione della parola nella celebrazione liturgica? Quali potrebbero essere le attenzioni da avere per il futuro? Ecco, se le nostre celebrazioni sono esperienze di bellezza, molto dipende dall'entusiasmo che ci mettiamo nel celebrare l'Eucaristia, no? Sacerdoti, catechisti, animatori della pastorale. Occorre, attenzione, comunicare la gioia. A volte in qualche modo sembra invece prevalere la bruttezza. Possiamo allora percepire la bellezza della messa e della presenza di Dio attraverso il sacerdote, attraverso i fedeli, i bambini, i giovani, i ragazzi. Bisogna porre altrettanto attenzione alla cura della celebrazione liturgica nei suoi vari linguaggi, soprattutto per quanto riguarda il canto. Da ultimo è necessario evitare i formalismi e gesti abitudinari durante le celebrazioni liturgiche. Ciò che si manifesta in modo negativo è la mancanza di accoglienza. Si ha la percezione di una chiesa come ammasso di persone. Spesso infatti i fedeli non si sentono comunità e preferiscono la messa in televisione. Bisognerà allora cominciare ad interrogarci tutti. Ci sono segnali negativi che ci interpellano. Fare comunione significa non essere separati. La messa è fonte culmine dell'azione liturgica. Tra i punti deboli si rileva soprattutto la mancanza di preparazione riguardo soprattutto ciò che prevede la liturgia del giorno, le letture, i canti, carenza di gruppi liturgici, il bisogno di corsi di formazione per lettori e cantori, le scarse qualità evidenti in alcune omelie, le celebrazioni intimistiche, privatistiche, scaramantiche ancora addirittura. A volte nella messa non si riesce a percepire la fede, a toccare la fede. Occorre sviluppare un numero appropriato di accoliti, di lettori, che sappiano valorizzare anche il silenzio tra una lettura e un'altra, e costruire dei gruppi parrocchiali di cantori che superino la difficoltà del canto e preparino canti che introducano adeguatamente alla celebrazione eucaristica. È necessario allora incentivare la catechesi all'interno della comunità parrocchiale. Fermiamoci a riflettere anzitutto sulla proclamazione della parola. Sembra una cosa che si legge, ma fa parte del rito, riti iniziali, liturgia della parola, offertorio, liturgia eucaristica,
riti di, poi il rito di comunione e il rito di conclusione, quindi i riti finali. Ecco, fermiamoci sulla proclamazione della parola. Non basta leggere, ma dobbiamo trasmettere. Allora è importante ricominciare a studiare la Sacra Scrittura, la Bibbia, deve essere celebrata con calma, no? Specialmente la Bibbia, se vogliamo entrare nella liturgia della domenica, molte volte andiamo a messa e siamo impreparati anche sui testi della domenica. La liturgia deve essere celebrata con calma, altrimenti la messa rischia di sembrare qualcosa che ruba il tempo a cose più importanti. E lo è, e se non lo è. Basta vedere gente che prende la comunione e scappa via senza neanche prendere la benedizione finale. Gliela do di... Mi avete capito? Ecco, il primo requisito necessario non deve essere solo nella capacità di lettura, ma anche nella capacità di conoscere il senso, il messaggio che si vuole trasmettere, quel messaggio profondo di ciò che viene letto. Il sacerdote celebrante dovrebbe essere capace di trasmettere la propria fede attraverso il modo di celebrare. Non siamo ministranti del culto, siamo ministri del culto. Nella messa ai tempi devono essere dettati da un ritmo liturgico, tutto è liturgia, anche il tempo e anche dalla fisionomia della comunità che celebra. Bisognerebbe creare dei gruppi di animazione liturgica, formare i lettori di fatto, ma adesso ci sono anche lettori istituiti da Papa Francesco, inizieremo prossimamente. Ecco, nelle parrocchie i sacerdoti e i laici dovrebbero incontrarsi per formare persone capaci di proclamare la parola con cura. Il silenzio nelle celebrazioni è rilevante per permettere l'interiorizzazione. Lo spirito delle celebrazioni non deve essere soffocato dalle parole. Il silenzio prima delle celebrazioni ci accompagna in modo più intimo all'Eucaristia. Non parlare durante l'Eucaristia è importante per mettere al centro Gesù. No, va bene, occorre recuperare anche il principio della fedeltà che si traduce in vivo senso di obbedienza. L'importanza dei gesti, quei gesti che vengono compiuti nella liturgia. E tale obbedienza è obbedienza alle tradizioni, è rispetto dei tempi e dei simboli. Come diceva Papa Benedetto, il futuro della Chiesa dipende dalla liturgia. Allora è importante creare una dimensione comunitaria, accompagnando tutti alla partecipazione liturgica, anche chi non è perfetto, così perfetto nell'esercizio del suo servizio. A volte è importante chiedere a chi è presente la disponibilità a proclamare la parola, invitandolo anche se non fa parte del gruppo di lettori, può diventare questo un'occasione, un momento di accoglienza, di partecipazione più allargata alla liturgia. Non dobbiamo istituzionalizzare troppo. Spesso il sacerdote non ascolta la comunità e non si accorge che non si muove nella stessa direzione. Le risposte dell'assemblea sono spesso scoordinate e non vanno a ritmo coeso. Ecco, è importante allora rispettare la dimensione di chiunque entra nella celebrazione, nel senso che anche parlare prima della messa può non essere un segno irrispettoso. Nell'attesa che la messa inizi non è sbagliato parlare, anche perché il dialogo è parte dell'incontro in una comunità che si ritrova in un giorno di festa. Il foglietto della messa io lo odio e la lettura degli avvisi all'interno della liturgia sono elementi di distrazione. Alla fine si danno gli avvisi, che non siano troppi, ma ahimè oggi troviamo i nostri fedeli solo la domenica e siamo tenuti a dare tanti di quegli avvisi. Io dico, diamogli le cose più imminenti, domani, lunedì, martedì, poi si daranno gli altri. E poi il foglietto della messa distrae molto, distrae tutti. Prendetelo, piegatelo in quattro, ve lo mettete in tasca, ve lo portate a casa e lo leggete durante la settimana. Ecco, per quanto riguarda, questa è una delle cose che io ci tengo molto, ancora riesco a creare, le difficoltà dei cori. Si segnala l'esigenza di individuare un numero maggiore di cori liturgici per stimolare la voglia, il desiderio di cantare e coinvolgere la comunità. Il significato dei segni è importante, i segni parlano anche a chi non crede. La prima esigenza che si individua è l'educazione del popolo, occorre
comprendere i segni e i tempi della celebrazione. Bisogna curare l'atmosfera, la formazione dei lettori, il coinvolgimento, la partecipazione. Le cerimonie devono essere più semplici, bisogna valorizzare l'incontro della comunità. Bisogna ravvivare la spiritualità senza cedere all'abitudine, alla pigrizia. Occorre individuare persone che attualizzino il senso della bellezza nella liturgia attraverso la cura, la preparazione. Tutti dovrebbero sentirsi partecipi. Non il parroco si deve fare tutto, si deve preparare tutto. È vero che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, poi specialmente per me chi mi conosce. Sono perfezionista, mi piacciono le cose curate, fatte bene, che ci sia il bello, ecco la bellezza nella liturgia, però è un trasmettere per chi poi loro imparano, giustamente, ma se noi non diamo, non impareranno mai. Allora sanno poi quello che a te, Don, questo non ti piace sicuramente, ecco, lo sapete, perché lo fate, allora curiamo. Questo oramai sono in 3 anni, il ritmo si è preso, si va avanti. Ecco, bisogna curare come del creato, dicevo poc'anzi, anche la cura della liturgia. Non è un ammasso di cose. Sacramenti messi dentro, messe, funerali, ogni sacramento ha la sua bellezza, la sua specificità. Tutti dovrebbero dunque sentirsi partecipi. Tuttavia la liturgia è vista superficialmente, non attrae i fedeli. È necessaria una educazione alla sacralità. Canti, gesti, parole necessitano di preparazione, risposta dei fedeli, canti, gesti anche sacerdotali, anche il modo dei gesti sacerdotali. Il popolo vive la monotonia. C'è una ricerca di emozioni attraverso l'allestimento di composizioni o altro. Questo è un problema di natura devozionale. Manca il senso di comunione. Con i ritmi serrati di oggi rischiamo di far perdere momenti di condivisione per la comunità. L'incontro liturgico invece è un rito di comunità. E d'altra parte, se i sacerdoti sono costretti a correre in altre chiese, ne consegue che mancano dei momenti, no? Comunità. Bisogna allora ripristinare il servizio di accoglienza, ministranti o altri, per far sentire la comunità partecipe. I ministeri come il lettorato, l'accolitato, sono per alcuni sconosciuti, non sanno neanche l'esistenza. Manca una cultura religiosa che una volta veniva data in famiglia, quindi è utile pensare a dei percorsi adatti. La prima forma di ministerialità è la famiglia, lo sappiamo. La vita familiare può divenire testimonianza cristiana. È importante allora istituire gruppi di lettori che si preparino alla proclamazione con la lezione divina, evitando di far diventare il ministero solo una cosa tecnica. Il sacerdote spieghi le letture ai lettori, i lettori possono farli durante, dando la disponibilità in anticipo. Ecco, se le celebrazioni sono fatte bene, divengono esperienza di una bellezza che attrae e coinvolge. La gente che viene in chiesa porta con sé la cultura di questo mondo, la fretta, le ansie. L'obiettivo è recuperare la celebrazione come preghiera, come silenzio. Bisogna porre attenzione alla formazione dei fedeli su come vivere la messa, vivere la celebrazione. Non si va a prendere la messa, ma a viverla la messa. La liturgia, allora ben spiegata, diventa affascinante, fatta di simboli, di gesti, di segni che vanno spiegati e fatti conoscere. Occorre ravvivare il senso di famiglia, di comunione, di partecipazione, e il nuovo messale può aiutarci a soffermarci su queste attenzioni. Per le nostre comunità il nuovo messale, che continua il cammino tracciato dal Concilio, rappresenta una bella sfida, anche per evangelizzare soprattutto. Ecco il perno centrale come le nostre comunità celebrano, aspetto che fa emergere il volto della Chiesa. Dobbiamo aver cura delle liturgie, dei sacramenti, delle persone che vengono in chiesa, degli anziani, anche di chi è in difficoltà, ahimè. Il ragionamento collettivo si sofferma principalmente sul tema posto su questa sera per riflettere assieme, quello della bellezza nella liturgia. Spesso purtroppo la messa non comunica bellezza, e a volte ciò che passa è un'impressione di sciatteria, no? Di assenza, di ordine, di insipienza.
C'è un'oggettiva difficoltà anche nel comunicare la bellezza della messa ai ragazzi da parte dei catechisti. Ci si sarebbe aspettato più coraggio, lo dico questo, nella revisione del messaggio, del messale con un linguaggio più adatto all'epoca per i ragazzi. C'è bisogno di una preparazione più accurata e profonda della celebrazione, sia per quel che riguarda i laici, che per quanto concerne il sacerdote, ma soprattutto i ragazzi e i bambini. Io continuo ad usare il lezionario e il messale per i bambini. C'è questo, anche questo lezionario e messale per i bambini, non è stato abolito dalla Chiesa, anche se è uscito il nuovo messale, esiste perché il linguaggio è per i ragazzi, specialmente l'eucologia, è difficile per gli adulti figurarsi per i bambini. Ecco, bisognerebbe allora favorire il coinvolgimento dei laici, e questo non soltanto da un punto di vista meramente operativo. Coinvolgere significa anche rendere ragione, aiutare a prendere coscienza di ciò che la messa è, di ciò che rappresenta. La messa è bella quando ci porta all'incontro con il Signore, ha un atteggiamento di adorazione. Spesso invece le nostre messe sono introdotte dal chiasso, vissute distrattamente dal popolo, perciò sarebbe auspicabile che il sacerdote qui per lui richiamasse all'inizio della messa, poco prima, al silenzio. Condizione privilegiata perché Dio ci venga a prendere, perché il mistero ci faccia spazio dentro di noi. Ecco, allora occorre valorizzare il silenzio prima della messa, li accogliamo, lasciamo parlare, accogliamo tutti, poi prima della messa, ecco, coinvolgiamo un silenzio, no? Durante e anche dopo la comunione. Il silenzio è tempo da soppesare e dirigere quanto vissuto nella liturgia. Anche il canto deve essere sempre strumento che aiuta la preghiera, ecco, talvolta invece distrae. I laici, poi i cori, i lettori, i catechisti, oltre alla disponibilità operativa, devono avere disponibilità ad imparare, ad esempio a proclamare le letture. Batto sempre questo tasto, spesso invece sono disponibili a donare del tempo, ma restii ad essere educati. Il sacerdote dal canto suo non dovrebbe correre alla celebrazione, nella celebrazione essere frenetico e frettoloso, ma sottolineare le parole della liturgia, rendere ragione del loro peso. Ecco, popolo e sacerdoti sono insomma corresponsabili della bellezza della celebrazione, dove, ribadiamo, per bellezza non si intende solo un valore estetico e formale, ma un'estetica significante della presenza di Cristo. L'uscita del nuovo messale può essere anche l'occasione per noi nelle parrocchie o in altre sedi di attivare incontri di preparazione e meditazione sulla messa. Cos'è? Come è strutturata? Qual è il significato delle sue parti? Molti infatti, pur partecipando, non si rendono minimamente conto di quanto ascoltano e vedono e perciò non gustano le parole della liturgia. Nelle comunità c'è molta difficoltà a far partecipare tutti. Manca la dimensione fondamentale della celebrazione comunitaria. Allora è necessario far crescere le comunità nelle relazioni e poi il senso della celebrazione come popolo di Dio. Ecco, da qui poi nascono i gruppi liturgici, canti condivisi, lettori. Si rileva pertanto necessaria la formazione nei vari ministeri. Occorre vivere la messa in modo autentico, bisogna trasmettere anche per chi frequenta poco che non si tratta di un obbligo, un sacrificio. La celebrazione deve valorizzare i due momenti dell'accoglienza all'ingresso e del saluto all'uscita. Gli elementi sottolineati sono il rispetto della struttura della liturgia, regole, parole, gesti, la partecipazione di tutte le età alla celebrazione e la preparazione di chi presiede, elementi che rendono bella la liturgia. I tanti impegni dei sacerdoti tolgono la bellezza alle celebrazioni, così come dover rispettare i tempi, durata dell'omelia, durata della messa. È necessario allora coinvolgere il popolo, rispettando le diversità anagrafiche dell'assemblea liturgica. I sacerdoti devono essere facilitati nell'assolvimento di tutti i compiti a loro assegnati, specialmente nella questione pratiche, per non disperdere il loro contributo spirituale. Allora è necessario ritrovare l'entusiasmo nella preparazione
della celebrazione è coinvolgere maggiormente i giovani, ampliare la comunità. Tutti dobbiamo sentirci reciprocamente coinvolti, aiutiamoci. Bellezza vuol dire corresponsabilità. Invitiamo tutti, fratelli, sorelle e sacerdoti, a dare il proprio contributo in modo che ciascun battezzato scopra il proprio ruolo. Può essere una grande occasione. Ho parlato della bellezza, no? Come dovrebbe essere. Un'utopia? Non so, si può, dobbiamo iniziare a farlo. Ora parlo degli errori, degli sbagli, nei segni e nei simboli della liturgia, che ricordate l'altra volta per tempo non ho detto, ma molti dicono, no, dillo adesso, ma era troppo tardi. Ma per comprendere meglio il valore, no, che va dato ai segni e ai simboli, vorrei prendere ad esempio la processione dei doni, pratica molto antica, ma rarefatta fino a scomparire nel passaggio dal primo al secondo millennio. È stata reintrodotta dalla riforma liturgica 50 anni fa. Purtroppo per entusiasmo delle prime realizzazioni si sono verificati degli equivoci che in alcune chiese stentano a risolversi. Leggiamo che cosa dice il Messale, il numero 139, l'ordinamento generale del Messale romano scrive: è bene che la partecipazione dei fedeli si manifesti con l'offerta del pane e del vino per la celebrazione dell'Eucaristia, sia, sic, così è scritto, di altri doni per le necessità della Chiesa dei poveri. Il pane e il vino per l'Eucaristia sono consegnati al celebrante che li depone sull'altare, mentre gli altri doni sono deposti in un altro luogo adatto. Il testo dell'ordinamento elenca tre categorie di doni, ovvero il pane e il vino per il sacrificio eucaristico, doni per la necessità della Chiesa, doni per la necessità dei poveri. È piuttosto facile, avendo in mente ciò che si vede in alcune celebrazioni, per affrontare a questo breve elenco una sorta di controelenco di oggetti che non vanno portati all'altare. Non si portano cose che non siano doni, oggetti presi da un armadio della sacrestia e destinati a tornarvi, o cose delle quali il proprietario non intende affatto separarsi. Si tenga conto di questo, soprattutto nelle celebrazioni con i bambini, i quali, anziché essere educati alla fatica del dono, che richiede amore e sacrificio, si vedrebbero coinvolti in un simpatico teatrino che impegna in nulla e che non richiede alcun sacrificio personale. Che messaggio educativo e catechistico si manderebbe? Oggetti che non abbiano dignità e consistenza tali per potersi considerare doni: foglie secche, sassolini, pezzettini di carta, oggetti disparati che vorrebbero essere segno di atteggiamenti interiori. Apro un attimo una parentesi. Questo tipo di offertorio che ho elencato adesso, gli oggetti, io li posso fare in un campo scout, posso farlo campo scuola di bambini, faremo quest'estate, stando in montagna, i ragazzi possono preparare dei loro doni, fatti da loro, ma in celebrazione eucaristica in parrocchia eviterei. Oppure quando c'è la messa soltanto dei bambini, se c'è una celebrazione dei bambini, allora i bambini curano l'offertorio. Il calice vuoto, ahimè, a meno che non si tratti di un calice nuovo da aver donato quel giorno, fatto benedire prima della celebrazione. Si dona il vino, non il suo contenitore. La tovaglia per l'altare e candeliere, doni personali per il celebrante, caso piuttosto frequente durante la visita del vescovo. Questi si possono eventualmente presentare alla fine della celebrazione. Duplicazioni del pane e del vino per l'Eucaristia. Si può fare il giorno della prima comunione, basta, per dare il significato, pagnotte, spighe, grappoli d'uva. Per il grano e l'uva si ricordi che non sono pane e vino. Manca ancora l'applicazione del genio e della fatica umana. Per il pane si finirebbe per ottenere un risultato contrario a quello che ci si presuppone. Infatti, già le particole comunemente in uso
per forma, colore, spessore e sapore evocano a stento il pane. Affiancate da una pagnotta si indurrebbe l'idea che si tratti davvero di due cose completamente distinte. Le ostie sono ostie, il pane è pane. La Bibbia è il Vangelo. È la Chiesa che annuncia la parola ai battezzati e anche ai lontani. Non sono i fedeli a consegnare la parola al ministro ordinato e alla comunità. Inoltre la parola non solo è stata al centro della prima parte dell'azione liturgica, ma ispira e plasma l'intera dinamica eucaristica, che nel rito latino vede il suo centro nelle parole dell'istituzione. Se presiede il vescovo, l'ho visto molte volte, portargli la Bibbia potrebbe addirittura dare l'idea di un rimprovero. Nel giorno dell'ordinazione il vescovo viene posto fisicamente sotto il Vangelo, gli viene aperto il Vangelo mentre è in ginocchio, che gli viene tenuto aperto sul capo durante la preghiera di ordinazione, che poi gli viene ufficialmente consegnato con l'invito ad annunciare la parola con grandezza d'animo e dottrina. Il fedele che gli porta la Bibbia sembra quasi dirgli: guarda un po', ti ricorda nulla questo libro? Libri e strumenti per la catechesi, cartine geografiche, mappamondi, con il rilievo di tutte le case dell'istituto religioso, quello che abbiamo. Ecco, la processione dei doni non deve essere sovraccaricata con significati di adesione spirituale, di impegno apostolico. Animali piccoli e grandi, dei quali non si comprende bene quale esito possa avere il dono. Indimenticabile il ricordo dell'agnello adagiato in un cesto e portato all'altare in contesto solennissimo. La bestiola, spaventata da luci e persone, balzò dal cesto e iniziò a correre per il presbiterio, vanamente inseguita da un cerimoniere, da alcuni concelebranti volenterosi che cercavano maldestramente di bloccarne la fuga. E la solenne processione si dissolse nella risata generale degli astanti. Non facciamo teatrini. Quando c'è stato, io l'ho fatto, anche se sono stato criticato, ma lo posso dire, diciamo, lo dici tu, siccome stiamo con YouTube, eccetera, con Facebook, quando è stata la festa di Sant'Antonio, patrono degli animali, è giusto che ci sia almeno un animale, no? Una presenza di un animale. Quindi in quel giorno si può, ecco, richiami, poi nell'omelia spieghi cosa significa il richiamo agli animali con Sant'Antonio Abate, eccetera. Ma non possiamo fare ogni volta si porta un animale nella processione offertoriale o questi poveri agnelli che poi dove vanno a finire non si sa. Dove vanno posti i doni? Il pane e il vino per la celebrazione vanno sull'altare, gli altri in un luogo opportuno. Espressione generica che purtroppo presta il fianco a dei fraintendimenti con luoghi che opportuni non sono. Esempio: non sull'altare insieme con i doni per il sacrificio. Non ai piedi dell'altare, nel rito bizantino, sotto l'altare si mettono oggetti che devono ricevere particolare benedizione. Non sui gradini del presbiterio, che si trasformerebbe in una sorta di bazar. Si ricordi che l'istruzione Redentoris Sacramentum vieta la celebrazione eucaristica in luogo dove ci sia del cibo comune. Chiaramente l'istruzione si riferisce a luoghi destinati ad accogliere banchetti e pasti conviviali e condanna abusi liturgici gravi, giustapposizione o addirittura sovrapposizione di eucaristia e pasto comune, ma bisogna badare comunque che l'accumulo in luogo sbagliato di doni per i poveri non faccia somigliare il presbiterio a un variegato buffet. Il posto migliore può essere un tavolo decoroso collocato in un angolo dell'aula liturgica fuori del presbiterio. Nelle chiese antiche si potrebbe pensare a riattualizzare una cappella laterale. Un'idea diaconicon da cui parta l'azione di carità che è ispirata dalla celebrazione e che esprime poi concretamente l'unità fraterna del corpo ecclesiale, cioè il diacono serve e porta ai poveri, alle vedove, di cui a chi ha bisogno. Io penso che la liturgia, come mi ha sempre affascinato da ragazzo, e poi
ho studiato, mi sono laureato, va bene, ecco, parta da un'arte. Ecco perché questo libro che io ho scritto partiva da un desiderio, ahimè, che anche l'arte del celebrare è importante, perché uno c'è l'arte del dialogare, del saper dialogare, del comunicare con l'altro, l'arte del vivere in famiglia, dell'educare i figli, ma anche l'arte del celebrare come celebrazione. Non si può venire in chiesa, si accendono le luci, si accendono le candele, si dice la messa, si chiude la chiesa, arrivederci e grazie. Non si ottiene nulla. La celebrazione, specialmente il giorno del Signore, la domenica, va curata fino ai minimi dettagli. Ecco perché è ora che laici e sacerdoti, ministri ordinati, diaconi, vescovi, eccetera, la sinodalità che abbiamo vissuto, chiama questo. Abbiamo bisogno di condividere. E basta, diceva l'altro giorno Papa Francesco, del prete che comanda e i laici che obbediscono. Io sono stufo di questo. Molte volte lo devo fare perché per richiamare un po' l'unità, l'ecclesia, la comunità. Però quando un sacerdote dà tutto se stesso e ce la mette e ci mette il cuore, ci mette il pathos, ci mette veramente le viscere nell'insegnare, nel dire, nel dare delle norme liturgiche che sono quelle per, come vi ripeto, è come l'altro giorno dicevo un'orchestra, no? Che dà un concerto meraviglioso, quindi ognuno ha la sua parte in una celebrazione eucaristica, esce fuori una sinfonia meravigliosa, ma non si perde niente di questo. Allora, se invece il prete si deve leggere molte volte anche le letture, non c'è nessuno che va a leggere, ah io non so leggere, non so fare niente, ah, oppure andarsela a prendere, si mette tutto sull'altare, a messale, calice e tutto, perché nessuno gli va a servire, la messa lo aiuta. Diventa, lì vedo che, ahimè, c'è carenza di amore, di offerta. Buttatevi, non abbiate paura, parlate con i vostri parroci, se avete problemi venite all'ufficio liturgico, dialoghiamo, parliamo, siamo qui per camminare insieme, per creare una liturgia vera, altrimenti diventa tutta un'abitudine, vi stancate anche voi, si stancano i ragazzi, si stancano i giovani, come dicevo diventa una monotonia, sempre le stesse cose, si può creare le giornate che ahimè la CEI dà, le creiamo anche noi a livello liturgico diocesano o pastorale diocesano, le giornate particolari, quelle delle vocazioni domenica è la festa della mamma. A noi arriva la reliquia di Santa Rita, è la festa della mamma. Santa Rita, prima di essere una monaca, una santa, è stata una mamma. Quale giornata più azzeccata che il vescovo, l'arcivescovo di Spoleto ci ha concesso, un amico, questa reliquia di Santa Rita? Quindi è una giornata meravigliosa, una settimana ritiana che viviamo ogni giorno, ha un suo specifico, no? Una sua specifica giornata dedicata ai malati, a tante varie famiglie, alle vedove, ai giovani, ai ragazzi, alle vocazioni. Ecco, dobbiamo cominciare, ahimè, come preti, anche a creare la liturgia. A creare la liturgia dando dei segni, dando dei simboli, dando degli input. Non basta soltanto dire mi faccio la processione, mi faccio il mese mariano, ci diciamo sto rosario, ci cantiamo accanto alla Madonna e finisce là. Cose buone, ma dobbiamo creare anche il resto. Quindi creare gruppi liturgici parrocchiali, dove il parroco lascia stare, frequenta, sta insieme a loro, anche delle munizioni alle letture si possono fare. Perché soltanto il cammino di un catecumenale deve fare delle munizioni che loro si incontrano e si preparano, quando anche i laici che sono istituiti come lettori devono anche loro prepararsi una piccola munizione, la domenica, la prima lettura, la seconda lettura, al Vangelo, la preghiera dei fedeli, letta con una corsa, non si capisce niente, tra la prima lettura e la seconda il salmo, su prima lettura, certe volte non finiscono di sedermi già che si è iniziata la prima lettura, adesso hanno capito che, cioè, c'è stato il Monsignor Brambilla che ha tenuto quest'anno l'incontro con il convegno liturgico nazionale e ha raccontato di questo aneddoto, lo ripeterò sempre, bravissimo vescovo, un uomo straordinario, ha raccontato che lui è, capite, i vescovi si devono sedere come noi, anche l'assemblea si deve sedere, diamo un attimo, uno spazio, un tempo per proclamare la prima lettura, la gente non finisce di sedere, ci assiamo alla parola di Dio,
Il vescovo si era seduto, si era messo un attimo la mitra, parola di Dio, Signore, ma ricomincia da capo perché non avevo capito niente. Cioè, non facciamo queste pessime figure. Ecco come dicevo, chi legge e proclama la parola dà un messaggio, quindi deve essere anche preparato a darlo, a farlo recepire chi sta la parte di là. Quindi molte volte, molte persone sono convinti di saper leggere, vanno e combinano un disastro, però quelle persone vanno curate. Infatti ho istituito il corso per lettori, l'abbiamo fatto, no? Ho fatto venire la professoressa di dizione, abbiamo seguito, i ragazzi sono tutti contenti, adesso istituiremo il lettorato, l'accolitato prossimamente. Cioè, dobbiamo risvegliare le nostre parrocchie. Dopo il Covid dormono, stiamo dormendo e non è possibile dormire. L'altro giorno Gesù che dice: datevi da fare per il cibo che non perisce, ma per quello che vi dà la vita eterna. Quel datevi da fare a me mi ha coinvolto da giovinetto. Datevi da fare. Papa Francesco, Papa Giovanni Paolo II dice: datevi una mossa. Quando cominciò a parlare il romano, gli ultimi tempi della sua vita, damose da fare, diceva, ti ricordi il giovane che urlava, stava a Tor Vergata, damose da fare, stava male già lui, stava malissimo. E Papa Francesco dice: alzatevi dal divano, dalle sedie, vi dovete muovere. Essere cristiani è difficile, ci porta come una coppia, un matrimonio, una fedeltà, a una corresponsabilità, anche l'essere cristiano. Cioè, mi sono battezzato, ma partecipo alla messa, ma che vai cercando questo? Ecco, siamo tutti coinvolti, tutti celebriamo e concelebriamo insieme l'Eucaristia. Siamo usciti fuori da quei schemi passati, la Chiesa va avanti, la Chiesa si rinnova. Grazie a Dio che lo Spirito Santo cambia, trasforma. E dobbiamo anche noi lasciarci trasformare dallo Spirito Santo per far sì che sia una Chiesa giovane. Perché la Chiesa è giovane, sta a noi non farla invecchiare, farla diventare puzza di stantio, di vecchio, di muffa. Ecco la Chiesa in uscita. Filippo ieri, no? Che va, il Signore lo manda verso un diverso, è un eunuco, vai da lui, lo battezza, l'accompagna, non va lì Filippo a dirgli tu devi fare questo, questo e questo, lo ascolta, ma nessuno mi spiega niente. E quello si è lasciato battezzare. Una volta che l'ha battezzato è sparito, non è stato lì a sottolineare le sue difficoltà della vita, l'ho accompagnato. Dobbiamo tutti noi accompagnarci, camminare insieme, che significa sinodalità, che ci riempiamo tanto la bocca di sinodalità, ma significa questo. Quindi camminare insieme, non chi davanti e chi dietro. Papa Francesco ha detto che siamo tutti una linea, no? Retta, dobbiamo stare tutti insieme. E dovete, ahimè, so che si trovano difficoltà anche nelle parrocchie, dove trovate il fermo di molti sacerdoti, anche loro devono adattarsi ai messali nuovi, al Concilio Vaticano II, alle istituzioni di lettori accolitati, di diaconi, eccetera. Basta col prete tutto fare, il self-service, cioè con la messa, allora mettiamo una macchinetta che distribuisce pure l'Eucaristia e noi ce ne andiamo in vacanza. Bisogna darci da fare, dobbiamo lavorare per creare la bellezza della liturgia. Come tutte, senza niente dire contro le donne, per carità, non sono misogino, quindi le donne sono la parte più, mi diceva una suora che la parte qui dietro del cervelletto le donne ce l'hanno più sviluppato degli uomini, quindi non niente a dire contro le donne. Quando anche gli uomini adesso, per carità, ci tengono alla bellezza, no? Vanno nei centri spa, vanno a prepararsi, anche la liturgia ha bisogno di restauri. E se ci impegniamo tutti, anche noi possiamo renderla bella, perché la liturgia è vita. La celebrazione eucaristica non è un ascoltare una messa che il prete si dice, è viverla. E sta a noi sacerdoti mamma mia diceva, sta a voi farci accapponare la pelle, farci sentire qualcosa, dovete trasmetterci qualcosa, altrimenti usciamo fuori vuoti. Quindi dobbiamo impegnarsi, laici e sacerdoti, come diceva Papa Francesco l'altro giorno, a camminare insieme per costruire una Chiesa bella, una Chiesa migliore, una Chiesa viva. Grazie. Don Nicola ha toccato
tantissimi punti e tantissimi anche tasti un po' dolenti, giustamente ci hai fatto notare anche gli errori, la sciatteria e quello che manca ancora. E adesso abbiamo il tempo anche per condividere qualcosa e magari molto brevemente lo possiamo fare anche facendo delle domande. Don Nicola è a disposizione, quindi tra i tanti punti che sono stati toccati c'è sicuramente qualcosa che magari ha toccato ciascuno di noi, perché magari abbiamo presente la situazione che viviamo o in parrocchia o dove solitamente frequentiamo la liturgia. Quindi ecco, c'è spazio adesso anche per qualche intervento. Io volevo dire una cosa, se posso? Sì. E io facevo una riflessione e pensavo dentro di me come alla fine la liturgia, la cosa bella della liturgia è il fatto che ha anticipato tutto, cioè tutto quello che noi magari leggiamo, studiamo dal punto di vista teologico è successivo, perché alla fine Gesù che cosa ha fatto? No? Quando ha istituito l'Eucaristia, ha spezzato il pane, ha fatto la prima liturgia, e quindi anche i primi cristiani cosa facevano? Prima di, non so, di Vinicea, dei vari dogmi, di tutti abbiamo sentito parlare, conosciamo bene, facevano liturgia. E tutto questo poi è diventato, no, normativo per la fede. Infatti pensavo a quella, una frase che avevo letto da qualche parte, lex orandi, lex credendi, quindi quello che era creduto nel culto poi è diventato lex vivendi. E quindi questa è una cosa molto bella. Forse in un certo senso la liturgia è come se ci facesse un po' retrocedere, magari da tante speculazioni teologiche che si fanno, ma retrocedere nel senso positivo, perché ci riporta poi dopo a quello in cui noi crediamo. Perché tante volte, ecco, quando leggo libri di teologia, penso che molto spesso quelli che li hanno scritti siano atei certe volte. E quindi allora, ecco, la liturgia mi riporta alla semplicità, che poi non è manco semplice perché è molto complessa, poi Don Nicola lo sa. Quindi faccio questa riflessione che è proprio che ci riporta l'essenza di quello in cui noi crediamo. Ecco, a proposito di questo punto, una cosa che mi veniva in mente quando dicevi che a volte, diciamo, la sciatteria o anche il modo un po' sbrigativo magari di celebrare soprattutto le messe feriali, diciamo così, forse c'è una tentazione forte anche per noi sacerdoti di, come dicevi anche tu, dato che ci sono diverse messe anche magari spesso una dopo l'altra, di diciamo tendere a un minimalismo, cioè ecco, siccome appunto la liturgia è essenziale, quei gesti in un certo senso parlano da soli, allora noi non, diciamo, non cogliamo tutte le possibilità della liturgia, magari anche, come dicevi tu, per mancanza di tempo e di preparazione, pensando che sia sufficiente già il rito di per sé a comunicare tutto. Ecco, di fatto il rito già contiene tutte le parti necessarie, però ecco, deve esserci anche quella animazione, cioè quella capacità di farlo vivere questo rito, no? Ecco, forse questo aspetto, no, del minimalizzare, del tendere quasi, ecco, a limitarsi all'essenziale e magari anche ripeterlo senza cogliere, specialmente nel nuovo messale, tutte le possibilità che ci sono e magari ripetendo sempre le stesse formule quando ce ne sono tante altre, per esempio l'atto penitenziale, o a volte anche per esempio fare il credo nel simbolo apostolico piuttosto che quello di Nicea, oppure quello dialogato. Ecco, cogliere, lo dico anche per noi sacerdoti, perché spesso dipende da noi. L'aspersione domenicale. Esatto, l'aspersione, no, con l'acqua, il ricordo del battesimo. E, ecco, tutti questi aspetti che possono essere variati, che non significa che noi dobbiamo inventare nulla, perché è già previsto, ma dobbiamo valorizzarlo, no?
Ecco, a volte forse anche noi sacerdoti dobbiamo farci questo mea culpa perché non sfruttiamo queste possibilità che ci sono. Vivi ciò che celebri. Mi ricordo sempre l'ordinazione sacerdotale quando il vescovo ci dice vivi ciò che celebri, cioè non può essere per noi soltanto un fare, un recitare una parte oppure, come dicevo, ministranti del culto. Noi siamo ministri del culto, nel senso che noi dobbiamo stare lì e renderci conto di quello che stiamo facendo a chi trasmettiamo e dobbiamo trasmettere. Cioè è inutile che noi ci vogliamo dire, vabbè, o il Covid, con questa situazione che ci sta delle messe, abbiamo troppe parrocchie, troppe cose. Ecco, dobbiamo trovare spazio, quella celebrazione se c'è, c'è, va preparata. Finimi i dettagli, anche nei giorni feriali, con i canti, io preparo i canti, preparo tutto, tutto quello che c'è da fare faccio. Anche canto io, quello che c'è da canto il Kyrie, ecco, me lo canto, cioè, usando canoni Teizè, non è che devo cantare il latino di De Angelis, eccetera. Quindi la domenica, questo credo Signore cantato, specialmente in questo tempo di Pasqua, oppure l'aspersione domenicale, cioè dobbiamo, come dicevo, se noi non lo viviamo noi, non trasmettiamo loro. Quindi allora insieme dobbiamo, che molte volte ci si ferma, dice ma qui nessuno vuole fare niente, bisogna impegnarci a creare gruppi liturgici dove ci sono persone, anche ragazzi, anche la messa dei bambini, perché no, anche la messa dei ragazzi va creata. Non è un ammasso, no? I ragazzi li facciamo stare in mezzo a noi, non abbiamo tempo, hanno troppe messe. Anche i ragazzi hanno bisogno del loro spazio. Anche i ragazzi hanno bisogno che il messale lo vivano. Anche i ragazzi, anche molta gente, i nostri laici, non conoscono il messale. Non sanno neanche cosa significa la preghiera colletta, la preghiera sulle offerte, la preghiera post-comunio o la benedizione solenne, no? Il prefazio, l'eucologia, le preghiere eucaristiche, prima riconciliazione, seconda riconciliazione, le svizzere, che significa? Dobbiamo fare formazione. Non è colpa vostra, lo ripeto ancora. È un vissuto che paghiamo le colpe dei padri, i figli pagano sempre le colpe dei padri. Ma adesso il mondo è cambiato, c'è tanta tecnologia, abbiamo tanta possibilità di aggiornarci, di studiare, di avere tante di quelle possibilità. Una volta era tutto negato, adesso abbiamo tutto, abbiamo i messaggi quotidiani, abbiamo le cose meditate, abbiamo tutto. La parola di Dio forse è pure troppa. E allora sta a noi curare ogni dettaglio, specialmente nella celebrazione. Ma io soprattutto, oltre al feriale, ci tengo molto a curare il giorno del Signore, la messa domenicale, la Pasqua settimanale. Vedo tante celebrazioni domenicali che sono povere, oppure no, fatte così, giusto per fare. Per carità, il Signore c'è lo stesso, non sto qui a dire, a sminuire che quella messa non vale niente, per carità. Oppure dire, vabbè, hanno fatto le cose giuste, si fa, però ecco, si vede che manca quella formazione, quel rendere bella la celebrazione eucaristica, la partecipazione, il coinvolgimento di tutti. E poi la gioia. Basta con sti musi pesanti, a parte che abbiamo ancora sta benedetto mascherina, insomma abbiamo bisogno di guardarci negli occhi e sorridere e partecipare alla celebrazione eucaristica come fonte di gioia, fonte di vita, perché è vita l'eucaristia, la celebrazione. Che altra domanda, intervento? Io volevo dare una piccola testimonianza, perché credo di aver ricevuto, di aver vissuto il privilegio intanto di una formazione liturgica a partire dagli anni 70, quando nella nostra parrocchia, grazie a Don Tarcisio, abbiamo iniziato questa esperienza del gruppo liturgico e a seguire e abbiamo avuto sempre con Don Tarcisio un'esperienza di gruppo liturgico per me unica, perché con la sua modalità di corsi noi avevamo il nostro gruppo liturgico in cui si faceva lezio, si preparava la liturgia domenicale in tutti i suoi aspetti, si coinvolgevano i catechisti. Ed era bellissimo vedere l'umiltà di questo sacerdote che alla fine diceva adesso cosa posso dire nell'omelia.
Ecco, lì abbiamo fatto un'esperienza di quello di cui stiamo parlando questa sera. Mi sembra che un po' stiamo regredendo. Stiamo proprio regredendo. Dopo il concilio c'è stato questo sviluppo, come tutte le cose, ci entusiasmiamo e poi ci spegniamo. Sì. Allora bisogna riprendere. Ed era una riflessione che mi veniva già proprio domenica scorsa, che c'è una regressione della nostra partecipazione del cane nel nostro essere comunità. L'altra riflessione che invece, l'altra sottolineatura che vorrei proporre, riguarda invece un qualcosa che grazie al Covid abbiamo forse maturato, cioè questa accoglienza, perlomeno l'esperienza che abbiamo fatto noi in parrocchia. Il nostro essere lì alla porta per portare le persone a indirizzarsi ha dato questo senso di accoglienza che ha creato, secondo me, l'idea di una di chi entra in chiesa e trova comunque, perché c'è quel dire buongiorno, cioè quel momento che mancava prima. Che mancava prima. Uno entrava e basta. L'acqua santa faceva, entrava e basta. Quindi questo invece è un aspetto importante che forse dovremmo mantenere all'interno delle nostre celebrazioni. E quindi l'idea di far sì che queste animazioni liturgiche tornino ad essere veramente gruppi di animazione condivisa tra il sacerdote e i laici, credo che sia fondamentale per far vivere proprio un'esperienza di chiesa e di liturgia. Allora, volevo solo portare l'esperienza di Sura Dottor Narciso, perché l'ho proprio ricordato. Sì, sì, ho sentito l'ottore di Narciso, sì. Per esempio anche quando ci sono i battesimi, no? Molte volte come famiglia i battesimi si fanno nella messa domenicale e molti mi dicono, donna, ma sti battesimi però, l'anno scorso abbiamo fatti tanti, ma quanti ne abbiamo fatto per ogni domenica che uscivano tutti fuori dal Covid, ma era bellissimo la messa delle 11:30 con questi battesimi. Molti mi dicevano, donna, però la messa si allunga, ma devi fare la pasta, devi andare a cucina prima e vieni. Ma la famiglia che accoglie una famiglia che entra, questo bambino che bussa alla porta, che entra. Allora, quello che a me piace, anche con i gruppi liturgici che si formano nelle parrocchie, preparare anche il battesimo, preparare i battesimi domenicali. Perché no? Perché no? Perché no? E io ancora riesco qui da me. Quando ci sono i funerali, sono solo io sull'altare e grazie a Dio che ci sta sempre Carlo qualcuno, perché altrimenti mi devo leggere pure le letture perché nessuno viene a leggere, e lo sapete, no? Quando parliamo dei riti funebri, le comunioni X, ho accompagnato un morto già sta alla casa del padre se ci sta, quindi ho accompagnato lo morto, cioè non entrano neanche in chiesa molte persone, pure la comunione non la fanno. Però c'è un tipo di liturgia per accogliere, per i funerali, per vivere con i parenti, con le famiglie. Il Covid ci ha un po' allontanato adesso a dare le condoglianze, io con gli occhi cerco di manifestare, specialmente in certi funerali particolari, però c'è un cammino che si fa, no? Con loro, quando vengono in chiesa, se no passa, fatto il funerale, non è anche quello un sacramento, o le prime comunioni, o un matrimonio, doni, matrimoni. Madonna, sti matrimoni, siete contenti che si sposano? Vedete che vanno a sposarsi al comune sui trabocchi? Cioè, allora, tutto, se ci fosse, cioè, dove ci sono i gruppi liturgici, ognuno prepara battesimo, le prime comunioni, le cresime, i matrimoni, i funerali, e diventa tutto, ecco, un'armonia meravigliosa, viene fuori una sinfonia stupenda. Ognuno il suo tassello verrebbe fuori un mosaico meraviglioso, ma molte volte, ahimè, c'è solo un prete che si fa tutto, cioè deve arrivare prima, a parte che io sono particolare perché io vado, preparo le cose che... Però ecco, sarebbe bene che nelle celebrazioni ognuno abbia il suo compito, per rendere snella anche la cosa, perché certe volte sono dei preti impacciati che sull'altare non li ha... dove fa tante cose, quelle cose, la cosa si allunga pure, invece se è ben coordinata è bella a vedersi, bella agli occhi, anche il cuore, l'orecchio, no, anche l'orecchio ascolta, anche la musica, i canti per esempio, cioè bisogna creare anche con questi cori parrocchiali qualcosa di serio,
Non possono ir all'ultimo minuto e decidere loro i canti che devono fare. C'è il gruppo liturgico, il gruppo del coro, non sanno neanche che liturgia c'è quel giorno. Non posso sentire il canto di Pasqua tutte le domeniche, quando ogni domenica ha un suo, ogni domenica il buon pastore, la domenica di Tommaso, cioè abbiamo tante di quelle, il repertorio musicale ne è tanto. Va curato anche questo, non dobbiamo chiamare solo, attenzione, non sto parlando di cori polifonici, che quelli curano. No? Sto parlando di cori parrocchiali, devono curare le prove, impegnarsi in quello, perché il canto non è un riempitivo della celebrazione liturgica, ma è un pregare, farci pregare insieme, aiutarci a pregare. Anche quando, per esempio, si finisce il canto di comunione, ci si siede e c'è il canto di ringraziamento. Ed è bellissimo, Nicola Gaeta, nel nuovo CD che ha fatto con i ragazzi, hanno messo un canto di ringraziamento bellissimo. E quello, e poi il canto di comunione deve iniziare quando il sacerdote si comunica, anche noi facciamo la comunione. Io non è che sono a me, si sta comunicando, non ci interessa. Invece quando inizia il canto di comunione, come scende il prete dalla comunione? Cioè sono cose che vanno insegnate, vanno imparate. Il canto di comunione inizia come il sacerdote si comunica, inizia il canto di comunione per tutti, anche io mi faccio la comunione, anche noi ci facciamo la comunione, ci comunichiamo anche noi. Quindi ecco, sono quelle sviste che ahimè si sono perse. Sono cose del concilio queste, Non è cose che stiamo creando adesso. Adesso stiamo coinvolgendo, grazie a Papa Francesco, i laici di più, anche le donne, no? A creare qualcosa. Anche gli uomini, che a me sono sempre troppe donne e pochi uomini. C'è bisogno che anche gli uomini diano la loro parte. Non diventi diacono, ma sei un lettore istituito. Cioè, a tutti gli effetti. Quindi, ecco, dobbiamo crescere insieme per creare qualcosa di bello. Volevo fare una domanda sulla preghiera dei fedeli. Sì. Che dovrebbe essere anche quello un momento condiviso, preparato, sì, e in cui si raccolgono un po' anche le intenzioni di tutta la comunità. Non sono le preghiere dei bambini. Questo riprende la preghiera universale del Venerdì Santo. Se voi prendete la preghiera universale del Venerdì Santo che fa il diacono, il sacerdote o solo il sacerdote, prima parte si prega, preghiamo per la Chiesa, poi si ferma e poi si prega, cioè la preghiera orazionale. Quindi molte volte non si sa neanche leggerla, che non si proclama, si legge la preghiera dei fedeli. Molte volte sono per la Chiesa, due punti, per la Chiesa stiamo pregando, per le famiglie stiamo pregando, per i ragazzi, per i giovani, per la guerra, per i governanti, per i defunti. No, allora, e quello per esempio, molte volte mi trovo i bambini che vanno a fare la preghiera dei fedeli, non è per i bambini. I bambini possono leggere un'intenzione per loro semplice, una righetta in mezza. Non ci mettete quei verbi, quelle congiunzioni, quelle cose, oppure le terminologie lunghissime che i ragazzi non riescono neanche a leggere, i bambini. Piccola, si prepara la preghiera per i bambini. Ma non possono leggere tutta, facciamo leggere il bambino che dei fedeli, no, che di per sé dovrebbe leggere il diacono, se c'è, se non c'è, coinvolgere tutti, famiglia, sposi, un bambino, un ragazzo, tutti, è dei fedeli, parte da, preso poi questo gergo, preghiera dei fedeli, che non è più preghiera universale, però è preghiera dei fedeli, quindi va preparata, tanto più l'ufficio liturgico può preparare la preghiera, le intenzioni per la preghiera dei fedeli. Ed è bellissimo, perché anche la parrocchia ha i suoi problemi, perché no? E uno può metterlo dentro, per le situazioni che la parrocchia sta vivendo, per una festa della parrocchia che si vivrà, che si vive, la novena che stiamo vivendo, come la settimana ritiana che vivremo. Quindi ognuno può mettere le intenzioni proprie della sua parrocchia. E questo è un preparare. Basta con queste cose, io ogni settimana le prepariamo, quindi non si può stare a prendere quel foglietto, togliete i foglietti, vi piegate, mettetevi in tasca, che poi è scritto pure piccolo, quando si riesce a seguire, per carità. Quindi ecco, createle queste cose, quindi sarebbe molto molto utile. Io per togliere i foglietti, per annullarli da me, abbiamo passato i guai, perché ho trovato un abbonamento che non ho fatto, da anni erano. Ma lei deve prendere, questo è stato fatto a vita, come a vita, io lo devo togliere, non lo voglio il foglietto, non li ho voluti, ma per togliere abbiamo passato di qua. Poi nel foglietto, coloro che vengono col telefonino è meglio? No, neanche, perché è una distrazione totale, ma non serve. Allora, quando c'è la proclamazione della parola, allora ecco, tutti si siedono, ascoltano,
Ecco perché dico, se si istituiscono i lettori, leggere bene il messaggio, perché se uno si legge addosso, sta leggendo il giornale, oppure cioè non hai capito niente, allora lì c'è la paura. Allora, se noi istituiamo veramente dei lettori bravi, la gente non ti segue sul messalino, posso capire la settimana, durante la settimana può succedere, ma la domenica è la partecipazione viva di tutti, stanno tutti abbassati, anche qui ci sono dei col cellulare. Stiamo dicendo, togliamo questo, abbiamo tolto i foglietti ma cominciamo con i cellulari, cioè non serve a niente. E poi abbiamo istituito dei lettori, quindi che anche leggono bene, insomma, ascoltiamo, sempre leggere. Togliamo i cellulari, sì, in chiesa bisognerebbe infatti squillare in continuazione, poi molta gente esce fuori a rispondere, quindi non mi preoccupare. Qualcuno risponde pure in chiesa. In chiesa, ma anche dentro la chiesa risponde, cioè anche questo è una delicatezza del luogo sacro, se vogliamo. Rientrano tante di quelle cose dentro, però ecco, piano piano si arriverà, però dobbiamo insistere per migliorare e per riappropriarci del nostro, perché non è stato buttato via niente da Papa Francesco, Giovanni Paolo II, che con i Christe Fidelis Laici ci ha dato l'importanza a tutti. Abbiamo avuto dei papi e abbiamo anche quello di adesso che sono stati veramente grandi, come Papa Benedetto. Pensavamo chissà chi fosse, invece va benedetto, la liturgia la ama e la vive, cioè quello che è scritto, l'opera omnia di Papa Francesco, di Papa Benedetto, è meraviglioso sulla liturgia. Ha sempre parlato di liturgia, da quando è sacerdote, vescovo e papa. Va bene, concludiamo con un paio di avvisi. Intanto volevo dire solo questo, ecco, questo incontro di questa sera, diciamo, siccome è stato registrato, facciamolo ascoltare anche nelle parrocchie, anche a chi non c'era, molti lo seguono anche un po' in differita, però ritengo che davvero sia importante, insomma, per migliorare la nostra liturgia. E poi ecco, c'è l'ufficio liturgico con Don Nicola, che è sempre a disposizione, anche come lui diceva, per dialogare, per anche avere, ecco, la formazione in vista dei ministeri, del lettorato, dell'accolitato, ripartito anche in diocesi. E quindi ecco, anche con noi parroci, questa collaborazione continua con lui proprio per migliorare la liturgia in parrocchia. I due avvisi: uno riguarda il prossimo incontro di formazione, che è l'ultimo, che si farà venerdì 20 maggio sempre alle 18:30 alla Curia di Lanciano, quindi venerdì 20 maggio. E poi c'è un altro avviso, adesso chiedo a Paola di darci questo avviso, che riguarda la biblioteca e il museo diocesano in collaborazione con l'ufficio scuola. Sì. Allora, a proposito di giornate particolari di cui prima Don Nicola ci parlava, il 21 maggio, vi anticipo questo, ci sarà una giornata di apertura del museo a Lanciano tra carte, libri ed opere d'arte. Il filo conduttore sarà la valorizzazione dell'archivio, del museo e della biblioteca. E la mattina è già organizzata con dei laboratori che saranno tenuti dalla dottoressa Maria Di Olio. Avete avuto modo di conoscerla quel giorno che abbiamo avuto l'Open Day in Ortona nel mese di novembre. Questa è già programmata. Il pomeriggio ci sarà la presentazione di un libro inedito, di un volume, da parte dello scrittore Riccardo Urbano, che è su Santa Maria Maggiore. Ci saranno dei laboratori. Questo è un invito a voi da estendere ai vostri alunni e ai genitori. Il pomeriggio di quel sabato ci saranno laboratori per gli alunni che voi vorrete invitare a partecipare e portare. Però seguirà ancora la comunicazione ufficiale, manderemo sulla mail alla quale voi tutti partecipate. Va bene? Grazie. Grazie a tutti. Allora ci diamo appuntamento per il 20 maggio, per il prossimo incontro. Buona serata.